volete credito o account con FIFA Points, FIFA Coins Buy. Link e codice coupon qui in descrizione. Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot. Io sono Jovi Spot dello staff di NMF e benvenuti nella player video immobile nella sua versione 88 di rating, ovvero quarta versione in form. Prima di iniziare questa review vi invito a lasciare un bel mi piace a questo video, arrivando almeno a 70 like o mi piace per questa carta e per questa review. E vi invito a commentare qui sotto con dei giocatori che vorreste vedere nelle nostre prossime player review. I pro di Immobile in questa versione sono solo 3, ma secondo me sono abbastanza interessanti, come la velocità scatto, che fa parte della velocità 87 con 83 accelerazione, 90 velocità scatto. In game si sente, ragazzi, che la sua velocità massima è interessante, perché diciamo nello sprint iniziale non riesce a superare il difensore, però poi grazie anche al suo fisico, che è interessante ma no, che non è proprio un pro, riesce a tenere palla e a superare i difensori, anche veloci come Kojeli, un Socrates, un Malonas, e devo dire una cosa interessante. Altro pro, il dribbling, tutto del dribbling, è come contro le 3 stelle skill. Perché? Perché secondo me è un dribbling interessante grazie al suo 90 in carta con 88 agilità, 75 equilibrio, 99 riflessi, 92 controllo palla, 90 dribbling. È come unico contro 3 stelle skill, perché non ho trovato altri contro in questa carta. È agile, ragazzi, il controllo palla è eccezionale, il suo dribbling puro anche, e mi sono stupito di vedere un'agilità così interessante in un giocatore comunque di una certa stazza. Come altro pro, il tiro, tutto del tiro, 91 89, posizionamento 93, finalizzazione 95, potenza tiro 85, long shot 89, tiro al volo 79, rigori, work rate alto, medio, piede preferito il destro, 3 stelle piede debole. Le 3 stelle sono giuste, avrei preferito 4 stelle, ma dai, ci accontentiamo. Il work rate è buono, la sua potenza tiro è eccezionale, infatti se non erro è proprio una delle sue statistiche chiave. La finalizzazione anche, difficilmente sotto porta sbaglierà. Posizionamento molto molto interessante, e dalla distanza riesce a fare dei bei gol. Altri valori in carta, passaggi 77, qualche assist lo fa, ma diciamo è un valore secondo me discreto. Fisico 87, 82 resistenza, 88 forza, 88 aggressività. Sono sincero, ragazzi, la sua forza fisica è buona, però non me la sono sentita di inserirlo tra i pro, perché secondo me c'è qualche cosa che non va. Quell'88 in carta non è proprio rispecchiato in game. Sì, in game ha una buona forza fisica, però per me non è proprio un pro, perché con Benteke diciamo si sente la differenza di forza fisica. Colpo di testa 91 94, elevazione 97, precisione di testa. Difficilmente ho provato il suo colpo di testa, però tutto sommato è buono. Come alternativa vi dico Lukaku, tra le leggende Vieri nella nazione, Balotelli nella Liga Higuain, dello stesso livello Diego Costa. Il Tifon 87 di rating, il Sif 86, l'Inform 84, il Base 81. Se non erro ho provato la sua versione 87. Devo dire c'è un piccolo miglioramento. Lo stile intesa che vi consiglio di applicargli è il classico Falco più 2 velocità tiro e fisico, perché le andiamo ad aumentare la velocità scatto, il tiro già ottimo e il fisico già abbastanza buono, così da renderlo ottimo. Questa carta costa all'incirca 96.000 crediti, l'87-66, l'86-37, l'84-25.000 crediti, l'81-1600 crediti, prezzi per PS4. È un prezzo da, ragazzi, tutto sommato abbastanza buono, non è un pro. Se costasse 50.000 crediti vi direi a mani basse che è proprio un pro il suo prezzo, ma 100.000 crediti più o meno sono accettabili. È una carta da provare, secondo me assolutamente sì. I gol li fa, i passaggi, qualche passaggio lo fa anche, il suo tiro diciamo anche dalla distanza è interessante, peccato per le 3 stelle skill e un po' per le 3 stelle piede debole. Dunque ragazzi, stiamo per giungere alla conclusione di questa review. Il mio voto finale per questa carta è un 9 meno.
quel meno è dovuto soprattutto alle 3 stelle skill. Con 4 stelle gli avrei dato, un bel 9. Se avesse avuto più velocità, gli avrei dato anche un 9 più. Se avesse avuto più forza fisica, non state per certi che gli avrei dato un 9,5. Dunque, ragazzi, io sono Jovispo, vi saluto e vi ringrazio. Ciao belli!